Ok, allora rimane da fare la serie e la cominciamo con la serie. Allora qui abbiamo somma per n che va da 1 a infinito, qui abbiamo logaritmo di n quadro più 1 fratto n quadro più 2 per seno di n quadro di greco più 1 fratto n. Allora, questo è sicuramente negativo. Questo bisogna vedere, probabilmente disegnato. Allora, questo ormai l'abbiamo sviluppato varie volte, questo tipo qua, e più o meno non faccio nessuno. Allora, cominciamo a sviluppare n quadro pi greco più 1 fratto n più 2. Questo è uguale a n quadro pi greco sopra per 1 più 1 su n quadro pi greco. Poi abbiamo n sotto per 1 più 2 su n. Quindi viene n pi greco per, allora qua devo fare 1 più 1 su n quadro pi greco per 1 meno 2 su n più 4 su n quadro più o piccolo di 1 su n quadro uguale. Allora abbiamo n pi greco 1 meno 2 su n, poi abbiamo più 1 su n quadro che moltiplica 4 più 1 su pi greco più m di ordine v, quindi viene n meno 2 per pi greco più 1 su n che moltiplica 4 pi greco più termini di ordine superiore a 1 su n. Adesso devo fare il seno di tutto ciò. Seno di n meno 2 per pi greco più 1 su n per 4 pi greco più 1 più o piccolo di 1 su n uguale a meno 1, dovrei scrivere alla n meno 2, ma il meno 2 non serve, meno 1 alla n per seno di quello che rimane. Quindi mi viene meno 1 alla n per una costante 4 pi greco più 1 fratto n più termini di ordine superiore. Andiamo a sviluppare l'altro, e, ma in effetti sono stato anche stupido stavolta, perché devo sviluppare prima l'altro, perché l'altro è logaritmo di n quadro più 1 fratto n quadro più 2 uguale logaritmo di 1 più 1 su n quadro fratto 1 più 2 su n quadro, quindi questo mi viene meno 1 su n quadro più termini di ordine superiore. Quindi questo va come un su n quadro, con segno negativo, ma va come un su n quadro. Allora, se io prendo questo lo chiamo a con n, senza importarci dello sviluppo del seno, a con n in valore assoluto è meno uguale di 2 su n quadro per n maggiore o uguale a n0. E quale motivo di 2 su n quadro? Beh, questo, il seno in valore assoluto maggiore con 1. E quest'altro si comporta come in valore assoluto, cioè mettiamola così, a con n in valore assoluto si asintoticamente si comporta come 1 su n quadro, cioè a con n fratto questo tende a 1. Per quale motivo? Beh, non è neanche vero, questo neanche è vero, perché il seno in verità si comporta come, diciamo, a con n in valore assoluto è sicuramente, come stavo scrivendo prima, minore di 2 su n quadro per n maggiore o uguale a n. Cosa ho fatto? Il seno l'ho maggiorato con 1,
Questo si comporta in valore, se vado a prendere valore assoluto, no? Si comporterà come questo qua, asintoticamente. Che vuol dire che se si comporta asintoticamente come 1 su n quadro, da un certo punto in poi è minore di 2 su n quadro. Quindi, questo che vuol dire? I primi termini non mi interessa quanto fanno, da un certo punto in poi sto maggiorando con termini generici una serie convergente, e quindi la serie è convergente in valore assoluto e quindi assolutamente convergente. Stop. Poi se vogliamo veramente andare a vedere come è fatto il termine diciamo è fatto, a, diciamo se n è abbastanza grande si comporta come se fosse il segno alterno e di ordine 3. Però, e quindi converge ancora molto meglio. Però, per stabilire addirittura l'assoluta convergenza, a me questa disuguaglianza basta, avanza e supera. Per la maggiorazione di, del seno di 1. Beh, seno un seno. Sì, poteva fare fin dall'inizio anche prima dello sviluppo. Sì, si poteva fare fin dall'inizio anche prima dello sviluppo, però se qua ci metto n, n, no. Perché allora, cioè, la puoi fare lo stesso, però in quel caso ti viene 2 su n. E la serie di sopra diviene divergente e quindi la maggiorazione la fai ma non ti serve a niente. Qua era efficace perché c'era questo pezzo, allora conveniva prima sviluppare questo pezzo che era più semplice. Una volta stabilito che questo pezzo bastava per la convergenza con i valori assoluti, tenendo conto del valore che il seno era in modo assoluto minore o uguale di 1, la convergenza era assicurata. E questo diciamo ci ricorda un'altra cosa molto essenziale. Mo, diciamo, per attrazione modale dall'esercizio sulle successioni ha cominciato a sviluppare quello perché aveva appena fatto una cosa simile, però stavolta non serviva. Diciamo che in linea di massima mi conviene sempre fare i conti partendo da più facile verso il più difficile, perché così se c'è qualcosa che si può evitare, evitate quello più difficile, non quello più facile. Chiaro? Qui ci saremmo risparmiati questa mezza lavagnata di cubo. Quindi la serie è assolutamente convergente. Ok, quindi l'ultima cosa da fare è lo studio di funzione f di x uguale x quadro meno 1 che moltiplica logaritmo di x quadro più 1 fratto valore assoluto di x a la quale è un bello studio di funzione, non è propriamente facilissimo. In realtà non è neanche impossibile, almeno fino all'arrivata a me. Cominciamo a stabilire che la funzione è pari. Se io faccio f di meno x, viene meno x al quadrato che fa x quadro meno 1 per logaritmo di x quadro più 1, il valore assoluto di meno x è uguale al valore assoluto di x e quindi è uguale a x. Quindi la funzione è pari, quindi stavolta il grafico della funzione, qualunque esso sia, diciamo, ci sono problemi nel dominio della funzione, non c'è nessun problema perché questa è tutta roba positiva, quindi diciamo la mia funzione è definita uguale. Diciamo, tutta la positiva intendo dire l'argomento del logaritmo, ovviamente il logaritmo può venire negativo. Oh, quindi cominciamo a vedere. Allora, io per studiare la mia funzione
scrivo che questa è uguale a questa per x maggiore o uguale di 0, e poi ne ribalterò il grafico rispetto all'asse delle origini. Scusate, ovviamente cancellare quello assoluto, ma il cubo ce lo devo lasciare. Allora, cominciamo a vedere questa funzione, il segno della funzione. Ma qui c'è 0, qui c'è 1. Allora, x quadro meno 1 tra 0 e 1 è negativo, da 1 in poi è positivo. Poi, per quanto riguarda invece questo logaritmo, tra 0 e 1 x quadro è minore di x cubo, quindi qua viene il numero minore di 1, quindi viene un'altra volta negativo, scusate, il contrario, quindi mi viene positivo, e da 1 in poi mi viene negativo. Quindi la funzione, andando a fare il prodotto, mi viene sempre negativo. Solo che abbiamo già scoperto che si annulla nel punto 1. In realtà nel punto 1 si annulla sia questo che qui. E nel punto 0, la funzione si annulla, perché si annulla questo. Questo invece no. Ok? Allora, quindi io ho la funzione vale 0 in 0, 0 in 1, e poi un'altra volta viene negativo. Tuttavia non so tanto come si comporta, diciamo, sviluppiamola vicino a 0. Vicino a 0, diciamo, per x che tende a 0 da destra, fx è uguale a meno 1 più x quadro, qua c'è già scritto meno 1 più x quadro, per il logaritmo di 1 più x quadro più piccolo x quadro. Teoricamente sarebbe logaritmo di 1 più x quadro per 1 più x cubo meno x cubo più piccolo di x cubo, così. Ma quando fate il prodotto viene 1 più x quadro e tutto il resto è o piccolo di x quadro. Quindi qua mi viene meno 1 più x quadro che moltiplica x quadro più piccolo di x quadro uguale meno x quadro, e tutti gli altri sono di ordine super, meno x quadro, qua ci vedete o piccolo di x quadro, qua ci vedete x alla quarta che finisce la fede. Quindi la funzione si comporta come la parabola meno x quadro, almeno vicino a 0, e dall'altra parte pure, perché è pari. Quindi, come vedete, addirittura comportandosi come meno x quadro, se per un attimo voi trascuraste questo facendo la derivata ignorando quel pezzo, troverete la derivata prima uguale a meno 2x, la derivata seconda uguale a meno 2. Siccome la funzione è pari, in realtà non c'è discontinuità né nella funzione, né nella derivata prima né nella derivata seconda. Quel valore assoluto porta una discontinuità nella derivata terza. La discontinuità ci deve stare, però insomma, si potrebbe vedere che c'è nella derivata terza. Ah, ecco. Quadrato più o piccolo di x, e di poi no, questo meno 1 più
questo è sta fuori e questo vale 4, un reddito di 1 più t uguale a t più o più cos. Adesso andiamo a sviluppare la stessa funzione per x che tende a 1. Stavolta x tende a 1, quindi vuol dire che x meno 1 lo chiamo t tende a 0. Quindi vuol dire che x è uguale a t più 1. Ok, faccio questa traslazione. La mia funzione diventa t più 1 al quadrato meno 1. T è lo spostamento rispetto a 1, per logaritmo di 1 più t più 1 al quadrato, perché se non faccio così, se faccio così t tende a 0 e poi potrò applicare McLaurin, altrimenti devo usare il velo, problema. Quindi qua 1 più t più 1 al quadrato uguale, qua mi viene t quadro più 2t e torna, perché questo qui vuol dire semplicemente che questo pezzo si annulla in 1 quando t tende a 0, questo tende a 0, vuol dire che quando x tende a 1 questo tende a 0. Poi qui mi viene invece logaritmo di 2 più 2t più t quadro, sotto mi viene 2 più 3t più 3t quadro più t. Ho fatto il quadrato e il cubo di t più. Adesso come si fa a sviluppare questo? Per capirci, faccio solo lo sviluppo del logaritmo, lo faccio dove lo faccio? L'altro lato. Questo è il logaritmo, mette in evidenza 2 sopra e sotto, sì, quindi qua mi viene 1 più t più piccolo di t, sotto mi viene 1 più 3 mezzi t più piccolo di t, quindi mi viene logaritmo di 1 meno t mezzi più piccolo di t, mi viene meno t mezzi più o piccolo di t. Adesso quando vado a moltiplicare tutta questa funzione mi diventa, mi viene uguale 2t più t quadro, che moltiplico meno t mezzi più o piccolo di t, quindi qua mi viene meno t quadro più o piccolo di t quadro. Quindi anche qui si comporta come se fosse la parabola, diciamo la stessa parabola con la concavità rivolta verso il basso, questa qua traslata là, meno t quadro è meno x meno 1 al quadrato. Andiamo a vedere a infinito come si comporta. Infinito invece questa roba qui non tende a 0 manco per niente, perché questo si comporta come 1 su x, 1 su x si comporta come meno logaritmo x, poi a moltiplicare c'è il comando x quadro, quindi questo si comporta come meno x quadro logaritmo x, quindi è una cosa che va a meno infinito abbastanza veloce, quindi anche se la divido per x andrà ancora a infinito, quindi non c'è, non ci sono asintoti né orizzontali e neanche obliqui. Allora il comportamento più semplice di una roba del genere è così.
questo non vuol dire che debba fare così, però, come dire, fate delle ipotesi elementari, poi diciamo, questa, come dire, è una regola non scritta, non è un teorema né nulla. Cioè voi partite dal più semplice tipo di grafico che incorpora le informazioni che avete già, poi è chiaro che se invece andando avanti trovate che il comportamento è più complicato, lo dovete correggere. Però diciamo non c'è nulla che mi faccia pensare al momento che qua ci debbano essere per forza dei flessi, ho capito, o la funzione qui scendeva, qui saliva, sicuramente ci deve essere un minimo qua, però non è che ce ne deve stare per forza un minimo, un massimo, un minimo, potrebbe anche esserci solo un minimo, e quindi qua la funzione stava scendendo, la stava scendendo ancora con una pendenza maggiore, perché qua si comporta come meno x meno 1 quadrato, là si comporta come meno x quadrato logaritmo x, quindi nulla vieta che continui ad avere quel tipo di discesa. Per capire meglio però se questo che abbiamo scritto è, corrisponde a verità o meno, stavolta dobbiamo semplicemente fare la derivata. Allora, se dobbiamo fare la derivata, io mi riscrivo la mia funzione f di x uguale x quadro meno 1 che moltiplica logaritmo di 1 più x quadro meno logaritmo di 1 più x quadro. Non è che se la faccio nell'altro modo la derivata venga diversa, solo che verrà la stessa, in questo caso con meno k. Perché adesso vado a fare la derivata. Allora, prima cosa devo fare 2x che moltiplica logaritmo, da questa parte lo posso anche lasciare scritto, poi devo fare più x quadro meno 1, e stavolta invece mi conviene derivare la parentesi quadra, perché la derivata di una somma è più facile da fare che la derivata di una. La derivata del primo termine fa 1 fratto 1 più x quadro per 2x, la derivata del secondo termine fa meno 1 fratto 1 più x quadro per 3x quadro. E adesso dovrei studiare l'equazione questo uguale a 0. Dovrei, perché comunque non è facile. Però qualcosa, vediamo se qualcosa si può fare. Innanzitutto comincio a fare le somme qua, quindi qua mi viene 2x per questo logaritmo più x quadro meno 1, mi viene 1 più x quadro per 1 più x cubo, qua mi viene 2x alla quarta più 2x meno 3x alla quarta meno 3x quadro, è sempre uguale a 0, quindi mi viene logaritmo di questa roba qui uguale a innanzitutto c'è una x che posso mettere in evidenza. Intanto facciamo prima la somma qua, qua viene meno x alla quarta meno 3x quadro più 2x. Allora, mettiamo in evidenza una x, x uguale a 0, e vabbè, già lo sapevamo che il punto in cui si annullava la derivata era questo. Allora, togliamo la x, allora qua mi rimane meno x al cubo meno 3x. Allora, qua c'è 1 più x quadro, 1 più x. Adesso devo vedere se si annulla questo. Quindi riscrivo la mia equazione come logaritmo di 1 più x quadro fratto 1 più x
quale x quadro meno 1 che moltiplica x cubo più 3x meno 2, tutto fratto 2 per 1 più x quadro. Beh, troppo bella non è. Innanzitutto verifichiamo che in 0 è un'equazione. Che in 1, scusate, è un'equazione. In realtà questa anche... No, se ci metto 0 non... Se ci metto 1... Se ci metto 0 non viene perché... sono convinto, ma se ci metto 0 qua mi viene 2 sopra, salto 2 sopra, viene 1, mentre a sinistra viene 0. La cosa che mi lascia in dubbio è il fatto che quando l'avevamo sviluppata veniva un infinitesimo ordine 2 vicino a 0. E devo un attimo mettere insieme le due cose. Vediamo intanto che viene che in 1, perché in 1 si deve annullare la derivata, perché c'è un punto di massimo. Allora, qua viene logaritmo 2 su 2 che fa logaritmo di 1 che fa 0, e qua mi viene 0 che siamo in soluzione. Ora, adesso non è una cosa facilissima studiare queste equazioni, però qualche cosina si potrebbe pure fare. Cioè, qua è ammesso, già si è scritto, allora qua è ammesso che lo studente di analisi 1 sia arrivato qua, supponendo che non abbiamo fatto errore, che qua poi non la sappia studiare, ci può stare. Naturalmente non do 1, però sapete benissimo che non è che dovete arrivare a 7, però darò, se mi ha fatto quel grafico darò 0,5 per 2, cioè un punto intero lo do, ricordiamo per quello la funzione vale 2. Se io volessi studiare questa equazione devo determinare i punti di intersezione di quei grafici. Allora, una cosa che può aiutare, vi dico il concetto sottostante, non mi metto a fare mezzo, cioè per studiare questa equazione ci vuole almeno un'ora. Si può fare. Allora, il concetto sottostante è che questa funzione varia lentamente. Questo è un logaritmo. A parte il fatto che qua il minimo di questa funzione ce l'ha dove è il minimo di questo argomento. Il minimo di questo argomento è quando x vale un mezzo. Ok? Però anche no, scusate, il contrario, il massimo quando x uguale a meno, questo è più grande di questo. Invece il minimo, questa qua si comporta come un su x, quindi meno logaritmo x, il minimo è meno infinito, no? Cioè non c'è. Però la funzione si comporta molto lentamente. Se io andassi a fare il grafico di quella funzione a sinistra, otterrei una cosa che qua vale 0, una cosa che fa così, ma varia molto lentamente, molto. Scusate, così, che meno logaritmo x fa così, ma molto lentamente. Quando diciamo x è abbastanza grande, questo sembra avere una... Ok. A 1? Eh? Da 0 e poi controlla se x a 1. A 1. Qua c'è 0, qua c'è 1. Tra 0 e 1 questo è maggiore di questo, quindi lo vedete positivo. Anzi, qua in 0 si comporta come x quadro, quindi ci sono varie cose.
comunque comportandosi circa con meno logaritmo x, beh, questo a un certo punto in poi, anche se varia lentamente, è minore di meno 1, meno 2, una costante. È vero che questa varia lentamente, però questa in realtà è ancora, allora questa qua, quando x è grande, c'è x alla quinta sotto, e qua c'è 2x alla quinta sotto, quindi quando x è grande, quella funzione deve tendere a un mezzo. Quindi, per esempio, vediamo un po', se x è maggiore di 1, allora questo è positivo, questo è positivo, e questo è positivo, tutto questo è positivo, quindi sicuramente la funzione è positiva. Allora, se quella funzione è positiva e questa è negativa, non si incrociano più. Quindi vuol dire la derivata chi era? Insomma, la derivata era negativa, cioè. Quindi da 1 in poi effettivamente la funzione scende e continua a scendere. L'unica cosa che potrebbe diciamo inficiare questo grafico che ho fatto è il discorso della derivata seconda, perché una funzione, anche se sta scendendo, potrebbe lo stesso avere depressi. Però qua ci metto la mano sul fuoco, non ce n'è, ma insomma, diciamo, nel senso che dice vabbè, io la derivata seconda non la posso studiare perché è troppo complicata, però il grafico te lo faccio così. Diciamo, in situazione di incertezza, supponete che per quale motivo ci dovrebbe stare questo? È chiaro, nulla esclude che, cioè voglio dire, non posso escludere che ci sia, ma è abbastanza poco probabile. Il discorso invece, vediamo un po' che succede tra 0 e 1. Tra 0 e 1, beh, guardate, questa è negativa. A 1 questa valeva 2, fino a un terzo, diciamo se x è maggiore di un terzo, questa è negativa, scusate, se x è maggiore di 2 terzi, questa è positiva, quindi quest'altra sta di sotto. Quindi anche da 2 terzi in poi non si incrociano. Quindi in realtà è molto più facile di quello che ho detto io, però tra, diciamo, adesso bisogna vedere questa qua dove si annulla, perché vicino a 0 questa diventa di nuovo negativa, 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 fa positiva, e quindi vediamo un po' che succede. Succede che c'è qualcosa che non va, perché vedete, questa qua dovrebbe convergere a 2, a 0, questa era 2, a 1, 2 fratto 2 faceva 1. Allora, siccome l'altra vale 0, si dovrebbe incrociare un'altra volta. Se si incrociano, e infatti si deve incrociare un'altra volta, perché qua ci deve stare il minimo. Allora non c'è nulla che non va, è giusto. Se non si incrociassero non ci sarebbe questo. Ok? Quindi è probabile che abbiamo fatto effettivamente bene. Diciamo, adesso cosa si... se volessimo dimostrarlo, perché quello che ho fatto io non è una dimostrazione, dovremmo dire, vabbè, calcoliamo un intervallo dove una è negativa e l'altra è positiva e non si incrociano. Poi nell'intervallo che rimane, magari se si riesce a provare che una, questa qua sale e che l'altra scende, allora magari c'è un'unica, si riesce a provare che c'è un'unica intersezione, insomma, comunque bisogna fare un po' di fatica supplementare. Però effettivamente là ci sarà una sola intersezione. Quindi effettivamente il grafico assomiglierà parecchio a questo. Chiaro? Vabbè. Quindi è chiaro che io adesso non posso dire di aver dimostrato tutto su questa funzione, perché altrimenti ci devo mettere troppo tempo, però più o meno un'idea del grafico ce la siamo fatta. Pausa.